Oggi il Signore ci ha dato il comandamento dell'amore. L'amore, questo dono di Dio agli uomini. L'amore che è Dio stesso depositato dentro di noi, che si esprime in noi. Questo è l'amore. E questo amore arda dentro il nostro cuore e nell'ascensione verso l'alto si è risposta a Dio, ma nell'espansione orizzontale si è un impegno per noi nella vita, amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amato e perché Lui ci ha amato. È Lui che ha amato noi e ci ama continuamente, e questo è l'essere suo, la natura sua, amare, amare, ed è se stesso che Egli dona a noi quando ci dà il dono dell'amore, perché noi amiamo come Lui e perché Lui è amore. E allora l'invito che io vorrei rivolgere a tutti voi è di rimanere nel suo amore. E l'invito di Gesù: rimanete nel mio amore, rimanere nell'amore di Dio e tutto sarà facile. Allora i frutti si vedranno, perché è l'amore di Dio che fruttifica. Tutto il resto è sterilità. È l'amore di Dio che produce, produce in noi e produce negli altri. Senza di me non potete far nulla. Senza l'amore nulla è gradito a Dio e nulla possiamo costruire. Si costruisce sull'amore. Rimaniamo allora tutti nell'amore di Gesù. E questo è l'accorato appello che io faccio a tutti, proprio quasi al termine della mia vita. Rimaniamo nell'amore di Gesù. E se abbiamo bisogno di essere guariti, domandiamo a Gesù di essere guariti nell'amore. Se guariamo nell'amore, c'è la radice di ogni guarigione dentro di noi, nella nostra mente, nel nostro cuore, nel nostro corpo. E ci rivolgiamo in questo momento tutti a Maria nostra madre, la creatura dell'amore. Oh Maria, madre nostra, madre che cammini con noi, dono di Gesù a noi. Oh Maria, ti chiediamo questa mattina di prenderci ancora come figlie. Gesù ci affidò a te sotto la croce. Oh Maria, prendici con te e facci comprendere l'amore, perché soltanto vale l'amore, l'amore di Dio in questo mondo. Oh Maria, io ti presento tutta questa gente che guarda tuo figlio, guarda anche tu a tuo figlio e di a tuo figlio di manifestare il suo amore per tutti noi. Guarda queste care figlie che ti seguono più da vicino, seguendo il tuo figlio. Guarda tutti quelli che appartengono in maniera particolare, con vincoli di amore, a tuo figlio. Oh Signore Gesù, in questo momento benedici queste care sorelle, questi cari fratelli che le seguono da vicino. Benedici tutta questa cara gente, carissima gente, redenta dal sangue del tuo figlio e impetra per tutti la guarigione dello spirito, la guarigione della fede, la guarigione della speranza, la guarigione della carità, la guarigione anche del corpo. Questo corpo benedetto che il Signore ci ha dato, che è un corpo crocifisso,
e deve diventare un corpo eucaristico, come il corpo del tuo figlio, immolato sull'altare. Oh Maria, Madre nostra, io ti saluto e a nome di tutti, in questo momento, baci i tuoi piedi. Tu continua a camminare, oh Maria, ti sei fermata questa mattina qui, continua a camminare e che tutti quelli che ti seguono possono essere condotti da te sempre per la via della santità e della beatitudine che consegue la santità. Amen.